Qui siamo in Ungheria, Diósgyőr batte Dundee, squadra scozzese, per 3-1. Ecco l'azione del primo gol, segnato da Borostian. All'andata il Diósgyőr aveva già vinto in Scozia per 1-0, quindi il passaggio del turno per la squadra ungherese è stata cosa abbastanza semplice. Ed ecco Tatar che tira, la palla forse era già entrata, c'è l'intervento di un giocatore scozzese che la, con un pugno, rivediamo l'azione, con un pugno la manda fuori, forse la palla era già entrata, l'arbitro comunque dà il calcio di rigore, non assegna il gol e dà il calcio di rigore. Ecco, vedete l'intervento del difensore, forse era già dentro, la palla era già qui, 2-0. Comunque le cose non cambiano perché Tatar, lo stesso Tatar, realizza, trasforma il calcio di rigore, siamo ugualmente sul 2-0 al 41esimo del primo tempo. Rivediamo anche il calcio di rigore che fa giustizia di quell'intervento forse già dentro la porta. Qui siamo già nella ripresa al 13esimo del secondo tempo, ancora Tatar, 3-0, e poi ci sarà al 36esimo il gol dello scozzese Coppel per dare il definitivo volto al punteggio sul 3-1. Qui stiamo rivedendo il gol di Tatar, doppietta di Tatar. All'andata aveva segnato Fekete, il giocatore che gioca anche nella nazionale ungherese. Eccoci al gol di Coppel al 36esimo. Eccolo qui. Ma è del tutto inutile, 3-1 per il Diósgyőr che passa il turno. Rivediamo, l'azione nasce da calcio d'angolo ed è comunque bella la realizzazione. Ecco la mezza girata di Coppel.